incontriamo Leonardo Tiberi, regista del film Fango e Gloria. Buonasera. Buonasera a voi. Il film si presenta con una veste particolare perché è un misto fra testimonianza documentaristica e fantasia. Come ha fatto incontrare queste due dimensioni? Ma questa era un'idea che avevo da tempo, avendo lavorato molti anni col materiale di repertorio. Pensare cioè come liberare il materiale di repertorio da quel sapore polveroso, quasi di qualcosa di reperti destinati agli studiosi, agli addetti ai lavori o rivolti al pubblico che poi li fruiva con oggetti curiosi, no? I movimenti buffi alla Ridolini, le immagini incerte. Quindi il progetto è nato con questo obiettivo. Intrecciare una storia di tre ragazzi, perché la guerra la fanno i ragazzi, questo va ricordato sempre, che però agiscono tra loro e raccontano fatti che vengono subito dopo documentati attraverso questi materiali di archivio. Naturalmente per far questo è stato necessario creare una omogeneità, quindi via il polveroso, via le immagini incerte. Questi vecchissimi filmati di 100 anni fa sono stati lavorati con le tecniche più moderne dall'Istituto Lucida Cinecittà a Roma, scannerizzati per chissà di digitale in 4K, risalendo ai negativi originali dell'epoca, stabilizzati nei movimenti e infine colorati. Coloritura che significa riportare sulla scena quelle cose che si sono perse al momento della ripresa, non per una scelta di regia, questo è importante sottolinearlo, altrimenti i puristi insorgono, no, assolutamente, perché la scelta di regia è la scelta che fece Fellini Notte e Mezzo, scegliendo il bianco e nero, è la scelta di Gillo Pontecorvo per la battaglia d'Algeri, in momenti in cui il colore era già sviluppatissimo e che quindi appunto il bianco e nero veniva visto come un'esigenza da un punto di vista espressivo. Quindi noi abbiamo dato il colore a queste scene, le abbiamo quindi portate, attualizzate, abbiamo usato questo termine, il più possibile, in maniera tale che il girato, la fiction, possa interagire al meglio con il repertorio e viceversa. Le parlava appunto di tre ragazze, quindi un buon auspicio affinché questo film venga visto, percepito, interiorizzato dai giovani. Il target è proprio questo, è un film che si rivolge prettamente ai giovani, che vuole catapultarli nella realtà di una guerra che può partire, può cominciare nella maniera più banale, più semplice possibile, e distruggere tutti i progetti di vita che si sono fatti, al di là di quello che accade poi dal punto di vista materiale alle nazioni, alle cose. Quindi tre giovani che si trovano per un motivo apparentemente poco significativo, quantomeno si pensa possa riguardare poco noi italiani, invece no, purtroppo quella scintilla famosa provoca un incendio che nonostante i loro auspici coinvolgerà poi anche l'Italia. Possiamo intuire due intenti attraverso questa pellicola che vengono appunto delineati. Il ricordo, la memoria e comunque un messaggio contro la guerra. Naturalmente, ma questo non neanche a dirlo, cioè chi si sognerebbe mai di fare un messaggio per la guerra, insomma, che sia chiaro che cosa viene proprio fuori questo appunto, la guerra che distrugge, che elimina i sogni delle persone, che falcia tutto, senza poi portare dei risultati concreti di nessun genere. Insomma, e volevo appunto sostenere il primo aspetto, quello della memoria. Sì. Fa 100 anni, 99 dal coinvolgimento dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Sì. Quanto è importante un evento del genere visto attraverso l'occhio della telecamera? Allora, io questa è una domanda molto interessante. Io, cominciando a lavorare a questo progetto, palpavo, sentivo, avevo la sensazione che fosse un argomento che non avrebbe avuto poi, tutto sommato, questa grossa appeal. Cioè, mi sembra
mi sembrava, così parlandone in giro, che fosse un argomento ormai da libro di storia spiegazzato, da memorie, non c'è più nessuno che ha visto quelle cose, o se ci fosse qualcuno sarebbe pluricentenario, quindi sicuramente una cosa che può essere associata, che ne so, a Napoleone, alle guerre del Risorgimento. Mentre invece, girando la parte fiction del film, grazie al preziosissimo contributo che ha dato a questa opera la Regione Veneta, quindi potendo calare poi nella realtà locale, ho notato che c'è un'attenzione incredibile. C'è un'attenzione incredibile, ancora la memoria è ancora viva, o quantomeno è una memoria che è sotto la brace, che è pronta a venire fuori con tutte le emozioni possibili e immaginabili. Attraverso la sua, attraverso il suo girato ovviamente, e nella fase dopo il montaggio, lei si è accorto a posteriori, se c'è eventualmente questa lettura, di aver apportato un giudizio particolare su questi eventi attraverso la recitazione e il documentario che era stato messo vicino alla fiction? Ma non me ne sono accorto naturalmente dopo averlo realizzato, era un po' nelle intenzioni iniziali, cioè il taglio era stato delineato fin dall'inizio. Ripeto, vuole essere un ricordare delle cose terribili, luttuose, accadute un secolo fa, che hanno avuto però tra l'altro delle ripercussioni enormi nella storia seguente. Questo pure non va dimenticato, perché dalla fine di quella guerra poi sono scaturite le grandi dittature, è scaturito dopo appena 20 anni un altro conflitto spaventoso, quindi c'è anche questa responsabilità che va data a questa guerra. Nella lettura invece, nei personaggi che appaiono sullo schermo, c'è un atteggiamento invece estremamente disincantato, perché noi dobbiamo sempre metterci nei panni, dobbiamo contestualizzare, quindi metterci nei panni di una persona che viveva nel 1915, quando non c'era Sky, non c'era la Rai, non c'era qualche giornale, ecco appunto. Quindi non è che ci fosse tutta questa possibilità di farsi opinioni, no? Certo, abbiamo preferito, disegnando i nostri personaggi, prendere dei ragazzi dei liceali, due sono universitari, perché altrimenti lo spettatore non avrebbe capito come mai fossero a corrente di quello che accadeva in Francia, in Germania, un contadino non avrebbe mai potuto affrontare, invece ci servivano, perché in questo docufilm la parte documentaria non è affidata allo speaker come si fa di solito, ma viene affidata agli stessi protagonisti, quindi devono parlare, devono raccontare emozioni, sensazioni, fare previsioni, ecco. Quindi sono dei ragazzi che nella loro semplicità sono al corrente dei fatti e subiscono la situazione. Grazie a Leonardo Tiberi, regista di Fango e Gloria. Grazie a voi.